la sensazione è che c'è un candidato preparato, serio, che ha gestito un'azienda dei trasporti e l'ha messa a posto, l'Università di Teramo e l'ha rilanciata, che si chiama D'Amico, e c'è un governatore che si chiama Marsilio, che ha dato, credo, 17 milioni di euro sparsi a tutti i consiglieri regionali per pagare associazioni varie, che ha messo 8 milioni di euro su il Napoli, mentre la sanità in Abruzzo spende 87 milioni per curare i cittadini fuori dall'Abruzzo. Da un lato c'è la serietà e dall'altro c'è un amico di Giorgia Meloni. Lo dice uno a cui non interessa mai se un candidato di destra e di sinistra, gli interessa solo se è capace o meno. Quindi direi che D'Amico la ritengo una scelta ovvia. Le priorità di azione porterà per il rilancio dell'Abruzzo? Ma sono sempre quelle a livello nazionale. Prima di tutto la sanità. Qua bisogna arrivare a zero liste d'attesa, levando le spese inutili e concentrandole lì sopra. Perché è un paese anziano, una regione anziana, con molte malattie croniche e se non hai le cure non sei una persona libera. Lei ha detto che il Campo Largo è un teatro, lo conferma avendo toccato con mano? Sì, guardi, ma a livello nazionale non c'è il Campo Largo, per me c'è a livello locale perché c'è un candidato di qualità e un programma serio. Grazie. Carmen, prima di tutto l'alternativa a Marsilio, che io credo sia la vera alternativa che questo Abruzzo merita, perché il governo Marsilio oggettivamente sul piano dei risultati pratici, quindi niente ideologia, non ha dato grosse performance. Se pensiamo per esempio alla sanità, è sotto gli occhi di tutti che c'è stato un peggioramento clamoroso in questi ultimi 5 anni. E poi siamo anche un po' un'alternativa, me lo permetta, nel nostro campo, nel campo del centro trattino sinistra, forse alle solite facce, perché se dovessimo prendere noi dei voti io credo che qualcosa cambierebbe anche nei rapporti interni, forse si aprirebbe questa coalizione, questa area opposta alla destra, e io credo che c'è bisogno anche un po' di questo, quindi alternativi a tutto in questo.